Ciao ragazzi, partiamo con un altro allenamento puramente tonificante, mi piace tonificare. Cominciamo con un mini riscaldamento della camminata stessa. La camminata sarà probabilmente il riscaldamento più basilare, basico e geniale della pianeta per il corpo umano, perché siamo bipedi, camminiamo e questa è una cosa molto benefica per il corpo. Pensa che la camminata è considerata anche una delle migliori, diciamo, prevenzioni per l'Alzheimer, perché andiamo proprio a stimolare tutto l'omunculus, che sarebbe quello che è legato alla riflessologia plantare sotto il nostro piede, che è legato a tutti gli organi interni. Allora, nella medicina cinese, loro vanno a toccare dei punti sul tuo piede che corrispondono a tutti gli organi interni. Così pensa che quando sto camminando, io sto facendo una sorta di riflessologia plantare da sotto. Ma noi possiamo anche andare a migliorare così. Se io rullo dal tallone alla punta, lentamente, accentuando ogni passo, io farò una sorta di massaggio plantare che risveglia tutti i miei organi interni e mi aiuta anche nella funzione ormonale, mi aiuta nel circolo, mi aiuta nei muscoli e mi aiuta ad avere molto, molto di più della mia camminata. Così non camminiamo così senza essere consapevoli di quello che stiamo facendo. Ok, continuiamo con il nostro riscaldamento. Ruliamo le gambe e cominciamo a trattenere anche l'addome, perché l'addome è piatto e trattenuto. Usiamo le gambe e sentiremo che la nostra fiata comincia a accorciarsi. Accorciandosi vuol dire che cominciamo a entrare in una fase aerobica, sì, fase aerobica, sì, che vuol dire che stiamo aumentando i sistemi bruci grassi. Ok, allora noi in questi allenamenti abbiamo e stiamo affrontando, non è finito, stiamo affrontando tanti diversi gruppi muscolari, continuiamo il nostro rullaggio, facciamo 4 e 3 e 2, ma adesso oggi volevo lavorare un po' sull'interno. Allora, il nostro primo passo sarà incrocio le gambe. Una mano incrocia le gambe, prova di tenere le intime cosce unite. Quando noi stiamo lavorando sul lavoro che è tonificante sui capitolari, è meno alla ricerca della velocità e più una ricerca della, diciamo, la tonificazione in un contesto aereo. Incrocio e stringo, stringo, addominali tesi, avanzo. L'altra cosa che ricordate è la vostra resistenza, come se stessimo dentro una sala pesi, è il tappeto stesso. Io avanzo, avanzo, faccio avanzare il tappeto e quello mi allena, ok? Continuiamo per un minuto proprio insieme. E l'altra cosa che possiamo anche dare un minimo di contrazione sul gluteo. A questo punto è una camminata consapevole, leggermente costretto o forzato, ok? Dove lavoro l'interno coscia, sto schiacciando un po' di gluteo, lavoro di avanzare il tappeto sotto i miei piedi. Questo tutti insieme mi darà tanto tanto risultato, perché la costanza premia sempre, la costanza premia sempre. E così, se io sempre faccio un movimento che è ripetuto per abbastanza tempo, i miei muscoli risponderanno e mi daranno risultati. Ci mettono 15 secondi di questo movimento e poi andremo a fare una sorta di piglia e walk, che vuol dire la camminata in plie, tra 5 secondi, 4, 3, 2 e 1. Ok, tornate per camminata normale, respira, è sempre molto importante vedere una presa salda sulla mia tapeta. Divarico, ok. Divarico le gambe, sono camminando a quelle che si potrebbe chiamare papera, ok? Apro e qui quando allungo, vedi che faccio? Mi appoggio e stendo le gambe, appoggio e stendo, appoggio e stendo, appoggio e stendo. Adesso sto esagerando, però perché esagero? Così tu puoi capire. Quando appoggio, aiuto ad avanzare il tappeto con il tallone stesso. Vado e vado e vado e vado, vedi, allungo, stendo, allungo, stendo e cominci a andare più veloce. Lavorando a papera ci aiuta le nostre intere cosce. No,
non devi esagerare, ok? Perché se senti dolore del ginocchio, non lo fare, ovviamente. Dobbiamo sempre tenere, diciamo, a bada, se vogliamo dire, la tranquillità del nostro corpo. Ora, magari io faccio un movimento che a me viene divinamente, ma l'altra persona dà fastidio, non lavorare sul fastidio, non lavorare sul dolore, perché ci lo sto facendo, lo devo fare anch'io. No, non è una gara, ognuno di noi dobbiamo allenare e essere molto dolci con il nostro corpo e far sì che giorno dopo giorno possiamo crescere e possiamo avere di più. Io credo 30 secondi da voi, ok? Continuiamo a lavorare, continuiamo a lavorare sul intero coscio, perché quando sta pirulando, volendo, camminando, in un contesto aerobico, io posso fare tutto. Posso andare, posso duplicarmi e così avveniamo utile a divertibile. Perché se io faccio soltanto la camminata, magari ho portato a casa, ovvio, hai allenato la camminata, però un lavoro più brucia grasso, ma perché non dobbiamo anche tonificare? Adesso, lie su, lie su, scendo su, scendo, come se stessi facendo lie in quarta, sollevo, lie in quarta, sollevo. Allora mi metto giù, sollevo giù le ginocchia sono divaricate, i piedi sono divaricati. Vado giù, salgo su, giù, salgo su, giù, salgo su, giù. Lentamente giù, salgo su, giù, salgo su, giù. E su, ci mancano 30 secondi. Dopodiché torneremo a camminare come abbiamo fatto prima, la papera, ok? 15 secondi arrivano e penso proprio non è veloce assolutamente questo lavoro, è di concentrazione, di intenzione di lavorare, non sono tempo cosce, su, ancora per 3, ancora per 2, ancora per 1 e cammino di nuovo, ma con le gambe, con le punte delle piedi divaricate, almeno 45 gradi, ok? Spingendo, lavorando, stringendo, concentrando, facendo tutto per il nostro benessere. Continuiamo per un minuto così, dopodiché andremo a fare un yap, ma sarà un yap un po' diverso, ok, yap di solito frontale, yap di solito lo facciamo proprio camminando lineari, noi faremo un yap incrociato, un yap incrociato dove proveremo di dare un'intenzione, diciamo, di chiusura sull'intera coscia, e chiusura con la spalla, proprio per vedere questo crunch che la nostra interna coscia e per il nostro addominale. Ok, ancora 12 secondi, poi ti porto su nel nostro knee up e poi lo modifico ulteriormente, ok? Allora, 3, 2, 1, knee up e questo. Passo knee up, passo knee up, passo knee up, passo knee up. Mani ben tenuti proprio su la nostra manubria, ok? Tengo su, adesso chiudo, chiudo, vedi quello che sto facendo? Porto il ginocchio sinistro verso l'alto destro e viceversa, ok? Chiudo, chiudo, lo facciamo per un minuto, facendo un lavoro proprio incrociato, provando di attivare la coscia, proviamo di sentire la coscia, proviamo a coinvolgere anche oltre le tue cosce, la sua spalla, per sentire un po' il lavoro sul nostro addome. Continua a lavorare e girare e spingere e fare tutto quello che serve per avere il massimo del nostro allenamento. Continuiamo, ci mancano ancora 37 secondi. 37 secondi per le tue cosce, lavorando, pompando e mi raccomando, sorridendo perché l'allenamento è super molto soddisfacente per la nostra vita. E quando abbiamo finito, e ci sentiamo sudati, e ci sentiamo leggermente affaticati, e ci sentiamo i muscoli che si sono stati stimolati. Dimmi che non ti senti proprio orgoglioso di te stesso. È impossibile non sentirsi orgoglioso di noi stessi quando facciamo qualcosa di positivo per il nostro corpo. Ancora 5, 4, 3, 2, 1, e cammina. Ok. Oh, ragazzi, abbiamo fatto un bel allenamento insieme. Sono molto orgoglioso di voi. Concentrando sul nostro interno cosce, però non abbiamo finito. Ah, pensavi che io non ho finito perché voglio finire un lavoro che comunque non è in camminata, ma semplicemente
spiego neanche io metro, ma quasi. Allora, mi imbarichiamo, che toccano le bande laterali del genio stretto e faccio un plié giù e su. Mi raccomando che il bacino rimane in avanti, legge una flessione di varicate e pensi di essere una ballerina, ok? E questa ballerina, spalle dritte, busto in avanti, divarica le ginocchia, scendo su e giù, fino a sentire il coinvolgimento della mente e della coscia. Lo facciamo con 8, ancora 7, ancora 6, ancora 5, ancora 4, e 3, e 2, e stop. Eccellente ragazzi, grazie sempre per allenarvi con me, con il tappeto magnetico. Ricordate, se volete il tappeto lo potete trovare su GM24, Techno Training, così possiamo allenarci insieme, che tonificarci, drenarci e bruciare un sacco di calorie. Vi aspetto al prossimo allenamento insieme e passate una giornata strepitosa.